Onorevole Giachetti, riapriamo la seduta. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il segretario. Il presidente, mi scusi, richiamo il regolamento? Prego. Regolamento alla presidenza sull'ordine dei lavori. Signor presidente, non so in che fuso orario lei è posizionato in questo momento. Le comunico che sono le 17:30 e l'aula era convocata alle ore 17. Le vorrei dire che non ho avuto il tempo di prendere qualcuno degli interventi del collega Foti quando ci spiegava le divisioni della maggioranza che comportavano una perdita di tempo incredibile per quest'Aula. Sicuramente, diciamo, il primato e il record di riuscire a trovarvi impantanati il primo giorno in cui venite in Aula con un provvedimento che era già scritto la dice lunga su quello che ci attende. La richiamo però, signor Presidente, no, vorrei anche dirle che io stamattina ho letto sui giornali che il Presidente del Consiglio ha arringato i suoi deputati dicendo che bisogna lavorare fino al venerdì. Io non vorrei che questo significa che fino a giovedì perdiamo tempo e poi il venerdì noi votiamo. Quindi pregherei di rimettere in ordine le cose. Noi siamo disponibili a lavorare anche a domenica, però lavoriamo. Per chiudere però, Presidente, le vorrei fare presente, e questo invece glielo dico senza nessun tipo di ironia, che in base all'articolo 8 del regolamento, lei, chi la sostituisce quando fa il Vicepresidente, e lei nello specifico, ha il compito di assicurare il buon andamento dei lavori della seduta. Ora, signor Presidente, prima ancora che l'applicazione del regolamento, prima ancora del rispetto istituzionale, c'è un problema di educazione. Se si ritiene di non essere in grado di venire in aula alle 17, è un'istituzione convocata alle 17, si fa la cortesia di far venire qui chi non è in grado di venire alle 17 e mantenere l'impegno preso e dire e spiegare per quale ragione non si fa. Non esiste che noi stiamo mezz'ora qua dentro senza che nessuno ci comunichi nulla, perché non siamo i vostri camerieri. Tutto qua. Grazie, onorevole Giachetti. L'onorevole Foti ha chiesto la parola?